Cari amici, ben ritrovati. Che la pace e la grazia del Signore ci accompagnino in questa nuova giornata che ci è stata donata. Prima di iniziare questo momento di riflessione, invochiamo la guida del Signore. O Signore, Tu solo sei degno di lode, perché sei il nostro Creatore. Da Te dipendono le nostre vite e tutto quello che siamo e possiamo fare. Ti ringraziamo perché nella Tua bontà ci prolunghi la vita e Ti chiediamo in questo momento di accordarci la Tua guida e di predisporre le nostre menti e i nostri cuori a ricevere il messaggio che vuoi farci giungere. Grazie per come Ti prendi cura di ognuno di noi, che non Ti dimentichi di nessuno e che capisci le nostre difficoltà. Ci incoraggi a venire a Te per trovare il balsamo di cui noi abbiamo bisogno. Per questo mettiamo ai Tuoi piedi questa preghiera nel nome di Gesù nostro Salvatore. Ti ringraziamo per come l'esaudirai. Che sia fatta la Tua volontà. Amen. Leggiamo ora il versetto 5 dal capitolo 19 del libro dell'Esodo. È l'Eterno che parla e dice così: Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. Per introdurre e capire di che cosa si parla in questo capitolo, diciamo che dopo 3 mesi dal giorno in cui gli Israeliti furono usciti dall'Egitto e si giunsero ai piedi del Monte Sion. Qui Dio fa salire una prima volta Mosè, dove ha voce dal messaggio che era chiuso nel versetto iniziale, e la proposta che il Signore fa al popolo, il quale accetta. Successivamente, secondo le disposizioni che Mosè riceverà, il popolo si preparerà a incontrare l'Eterno e a ricevere i 10 comandamenti. Queste parole, però, sono applicabili anche oggi a chiunque ode la voce del Signore. Notiamo una progressione nei verbi. Se ubbidite e osservate, allora sarete. Vorrei dire che l'azione dell'ubbidienza, come anche quella dell'osservanza, vengono dopo l'aver udito la voce del Signore. In pratica, Dio ci chiama a tornare a Lui pentiti. Quando l'accettiamo, lo Spirito Santo viene in noi e comincia a cambiarci. Egli ci dà la forza di deporre le opere della carne e per compiere le opere buone preparate da Dio, affinché la Sua luce possa risplendere in noi. Ecco dunque che dopo aver creduto arrivano come conseguenze le buone opere. L'Apostolo Giacomo, anche se fa un altro esempio, spiega che la fede senza le opere non ha valore, perché la fede agisce insieme alle opere e per le opere stesse la fede ne viene resa completa. Come conseguenza dell'udire, del credere e dell'operare, noi saremo il tesoro particolare del Signore. Tanto che in Zaccaria, al capitolo 2, la parte finale del versetto 8, Dio afferma che chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Ma cosa ci può succedere nel diventare suo tesoro particolare? Il popolo di Cristo, per quanto debole e difettoso possa essere, è l'unico oggetto sulla terra al quale il Signore accordi la sua suprema considerazione. Egli dà ordine ai suoi angeli di offrire il suo aiuto ogni anima che va a lui pentita. Inoltre, egli ha pensieri di amore e di misericordia, desidera guarirci da ogni nostra trasgressione. Infine, alle benedizioni spirituali aggiungerà anche quelle materiali. Leggiamo in Deuteronomio il capitolo 28, i versetti 1-2 e successivamente anche l'11. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce dell'Eterno, il tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti prescrivo, avverrà che l'Eterno, il tuo Dio, ti innalzerà sopra tutte le nazioni della terra. Tutte queste benedizioni verranno su di te e ti raggiungeranno se ascolterai la voce dell'Eterno, il tuo Dio. L'Eterno, il tuo Dio, ti colmerà di beni nel frutto del tuo grembo, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo, nel paese che l'Eterno giurò ai tuoi padri di darti. Per concludere, vorrei leggere ancora, dal capitolo 2 della prima lettera di Giovanni, i versetti dal 3 al 6. L'Apostolo Giovanni qui dice così: E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di dimorare in Lui deve camminare anch'egli come camminò Lui.
Che l'esempio di Gesù possa stare sempre davanti a noi e essere la fonte da cui trarre le nostre energie. Con questo vi saluto. Alla prossima, buona giornata!